creato dei modelli in pittura di ritratto, ma anche in pittura religiosa e soprattutto mitologica, che sarà il modello per almeno 2 secoli di pittura europea. Rubens, Velázquez, Antoni van Dyck, Géricault, in Inghilterra Reynolds, in Francia Delacroix, sono impensabili senza l'esempio di Tiziano. Ci sono molti dipinti di Tiziano su cui ho lavorato. Uno è Diana e Atteone. Guardando l'opera, lo spettatore può riflettersi nella sfera di vetro che ho applicato e crearsi una propria esperienza. Ho scelto di utilizzare il vetro soffiato perché ha avuto origine proprio a Venezia, per essere precisi a Murano, più o meno al tempo di Tiziano. La sfera di vetro riflette tutto ciò che ha intorno. E così lo spettatore può entrare nel dipinto e provare a comprendere le scelte di Tiziano, quali erano i suoi amori, cosa lo incuriosiva e cosa gli dava la forza di andare avanti. È un pittore straordinariamente longevo. Alcuni pittori vivono tanti anni ma dipingono sempre allo stesso modo. Tiziano no. Tiziano cambia come persona e come artista. È stato un uomo che ha messo in pratica quello che io ho sempre pensato. La prima parte della vita ha imparato, la seconda parte ha fatto e la terza ha insegnato. Personalmente trovo i suoi dipinti una specie di sfida ogni volta, di duello critico con l'immagine, no? Ti chiede di ripensare quello che eri abituato a vedere in altri pittori in un modo completamente diverso. Tiziano per me rappresenta un uomo che ha espresso audacia, intraprendenza, solidità materica, ma anche un'energia vibrante che probabilmente aveva assorbito dalle sue terre d'origine, dal contatto delle montagne, dei boschi, ma anche dai colori della laguna. Cosa può insegnare oggi Tiziano a un giovane artista, a qualcuno che vuole far parte del mondo dell'arte? Bisogna semplicemente guardare i suoi dipinti, perché non c'è altro da aggiungere se non quello che ha già detto nella sua arte, quello che ha fatto con la sua vita. E una delle cose che io ho imparato da lui è di sentire, aprirsi completamente al mondo e sentire.